Leandro Maggi, Lovigo in diretta, Portoviro, Piazza Mercato, sono con Alessia Tessarin, presidente Veneto Inline. Cosa state facendo qua? Buonasera. È il saggio di fine anno, i bambini e i ragazzi hanno concluso quest'anno di sport che li ha impegnati da settembre a maggio ed oggi abbiamo la dimostrazione di quanto hanno imparato. Abbiamo ragazzi che stanno praticando il patin inline ed altri ragazzi invece che praticano lo skateboard. Quanti sono i ragazzi? Tanti, ne vedo tantissimi. I ragazzi sono tantissimi, abbiamo 150 iscritti e riusciamo a praticare l'attività in diversi comuni: Portoviro, Portotolle, Baricette, Conselve. Quindi Veneto Inline sta dando modo a tantissimi ragazzini di praticare questo sport, che è uno sport bellissimo, forse poco conosciuto, ma veramente uno sport di aggregazione, competizione e formazione. Ecco, fascia d'età? Accogliamo i bambini dai 5 anni fino ai 14, 15, 18, in realtà non c'è limite per imparare a pattinare. L'importante è avere buona volontà, è uno sport che insegna l'equilibrio, rafforza la muscolatura e ti dà la possibilità di esercitare tutto il corpo in un'attività all'aria aperta. È una disciplina sportiva? Voi partecipate a concorsi, a gare? È una disciplina sportiva che non è ancora arrivata alle Olimpiadi. Alle Olimpiadi c'è soltanto il pattinaggio su ghiaccio. Noi speriamo di arrivarci presto e ovviamente abbiamo bisogno di far conoscere questo sport che è così bello e così impegnativo. Tra i nostri istruttori vantiamo tra l'altro un plurimedagliato, Nicolò Gregualdo, che è stato diverse volte campione italiano, campione europeo ed è arrivato addirittura terzo con la specialità staffetta ai mondiali. Ecco, adesso noi seguiamo un po' di immagini, come sempre complimenti a Portoviro, sempre all'avanguardia. Veneto Inline da dove nasce e che progetti avete? Veneto Inline nasce nel 2016 grazie alla collaborazione di alcuni genitori e nasce per dare sostegno ad atleti che avevano bisogno di trovare dei contributi e trovare un aiuto per poter raggiungere le diverse località in cui si svolgevano le gare. Da lì nasce il nostro impegno per accompagnare e seguire i ragazzi in queste competizioni. Dal 2020 cominciamo con i corsi, prima su Portoviro e poi abbiamo aumentato nei diversi paesi, Portotolle, Conselve e Baricetta, ed abbiamo in programma diversi progetti che ci impegneranno per tutto il 2022 e negli anni futuri. Abbiamo chiesto collaborazione a diverse amministrazioni comunali per poter essere accolti, perché noi abbiamo bisogno di spazi all'aperto ma anche spazi al chiuso per affrontare le stagioni invernali, in modo che i ragazzi possano allenarsi sempre. Uno dei nostri progetti che stiamo cercando di portare, di far decollare, di portare a termine a breve è quello della creazione a Portoviro di uno skate park che possa essere utilizzato non solo dagli atleti di Veneto Inline ma che possa accogliere gli atleti di tutta la regione e se non oltre, perché lo sport è aggregazione, è voglia di fare e di stare insieme, e tenere i ragazzi impegnati nello sport ci aiuta a farli crescere sani fisicamente e mentalmente.